Fondazione EU Center è un centro di ricerca, si occupa essenzialmente di ricerca in campo sismico, quindi di tutte quelle attività che servono per valutare le prestazioni sismiche delle strutture esistenti oppure di sviluppare nuove tecnologie per poter costruire degli edifici nuovi più sicuri nei confronti dei sismi. La prima regola per avere una casa antisismica è che sia compatta e che tutti gli elementi siano solidalmente collegati fra di loro. Compatta vuol dire che sia regolare, che sia simmetrica, che nell'altezza le resistenze, le rigidezze siano distribuite regolarmente, che la massa non sia concentrata in sommità, perché sennò la struttura oscillerebbe troppo all'evento sismico. Solidalmente collegata vuol dire che tutte le componenti devono essere come una catena, cioè trasferire tutte le forze, tutta l'energia che il sisma inietta sulla struttura, portarla a essere dissipata, portarla al terreno. Gli aspetti che devono essere tenuti in conto durante la realizzazione di una struttura sismica possono nascere proprio dalla definizione di rischio sismico. Il rischio è l'insieme, il prodotto di tre fattori: la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione. La pericolosità è la sismicità di una zona, dipende da quanto frequenti sono gli eventi sismici e da quanto intensi sono gli eventi sismici. Oltre alla sismicità di una zona è molto importante la vulnerabilità degli edifici. Il terzo parametro, oltre alla vulnerabilità e alla pericolosità, è l'esposizione, cioè il valore socio-economico della struttura, che non è solo il valore del bene, ma il fatto che la struttura abbia all'interno delle persone, quindi vada salvaguardata la vita, che ha un valore immenso, e la produzione che la struttura ha. Siamo all'interno di Traslab, è il laboratorio sperimentale della Fondazione EU Center, serve per fare simulazioni sulle strutture. In sostanza, che cosa si fa? Si costruisce un edificio come quello che è alle mie spalle, lo si posiziona su una tavola, si chiama tavola vibrante. Una volta che l'edificio è costruito, la tavola simula quelli che sono gli spostamenti e le accelerazioni che ci sono alla base di un edificio quando viene investito da un terremoto. L'edificio viene osservato con delle telecamere digitali e quindi viene poi fatta una ricostruzione tridimensionale del movimento, che serve poi per comprendere quelle che sono state le prestazioni dell'edificio nel momento in cui appunto è stato interessato da un sisma. Ci chiediamo sempre se un edificio esistente rinforzato può veramente poi rispondere meglio all'azione sismica a cui è sottoposto. La risposta la vediamo da una prova sperimentale su tavola di un edificio esistente che viene danneggiato in cemento armato a seguito di un evento sismico, e successivamente alla prova viene rinforzato e il suo comportamento è decisamente migliore. Quindi la risposta è sì, migliorando la prestazione della struttura si migliora la prestazione all'azione sismica. Plinio il Vecchio, circa VI secolo prima della nascita di Cristo, scriveva che il tempio di Diana ad Efeso in fondazione era dotato di uno strato di carbone e di pelli di animale che proprio avevano l'idea di isolare la struttura dall'evento sismico di cui la Grecia è sempre grande protagonista.